Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arone e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa crostata con crema di nocciole. Questa è veramente una delizia, facile e veloce da preparare. Poi è veramente una golosità assoluta, piacerà a tutti, grandi e piccini. Oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa golosissima ricetta ci serviranno un panetto di pasta frolla. Per chi non avesse visto il nostro video, si guardi per bene il link in descrizione. 250 g di crema di nocciole. Per prima cosa tagliamo il nostro impasto, aiutandoci con un tarocco, per 3/4. In questo modo quel quarto ci servirà per la parte decorativa. Poi prendiamo i 3/4 di impasto, li spolverizziamo con un po' di farina. Anche il nostro mattarello, così l'impasto non si attacca. E stendiamo per bene il tutto finché non diventerà una sfoglia alta 5 mm. Mi raccomando, facciamo il tutto su carta da forno. Finito di stendere l'impasto, non ci rimane altro che metterlo sulla nostra teglia già imburrata e infarinata per crostate con il fondo removibile. A questo punto ci trasferiamo sopra l'impasto con molta cautela, nel modo che stiamo facendo noi si romperà veramente poco. E noi vi diciamo che ovviamente se si rompe potete rimetterla a posto, perché la pasta frolla è una pasta particolare, si può fare questo processo se capita. Fatto ciò, aiutandoci con un coltello, togliamo tutto l'eccesso di pasta. Anche questo passaggio con molta calma. Poi, aiutandoci con una forchettina, non ci rimane altro che bucherellare la superficie della nostra crostata per poi lasciarla in frigo per 10 minuti, così si assesta per bene. Passati 10 minuti non ci rimane altro che prendere un foglio di carta da forno, stenderlo per bene sulla superficie della nostra crostata e ci aggiungiamo i fagioli. Così la nostra crostata non si alzerà troppo durante la cottura. Fatto ciò, li stendiamo per bene, non ci rimane altro che cuocere la nostra crostata. E la cuociamo a forno normale 180 gradi per 20 minuti. Passati i 20 minuti togliamo i fagioli e la carta da forno, perché dobbiamo lasciare che si cuocia solo esclusivamente l'impasto per altri 10 minuti. Mentre la nostra crostata sta cuocendo, ci occupiamo della parte decorativa. Prendiamo il quarto di impasto, lo stendiamo come prima a sfoglia 0,5, poi creiamo delle strisce aiutandoci con un righello e un taglierino. Da quelle strisce poi creeremo dei quadratini che andranno sopra la crostata. Finiti di fare anche i nostri quadretti, non ci rimane altro che trasferirli su una leccarda da forno e metterli nel frigo per 10 minuti, così si assestano bene. Ed ecco com'è venuta la nostra crostata, cari ragazzi. A questo punto non ci rimane altro che lasciarla raffreddare e cuocere i nostri deliziosi cubetti. Li cuociamo sempre a forno normale 180 gradi, questa volta per 8-10 minuti, ossia finché non li vedete dorare. Quando la nostra crostata sarà ben fredda, potremo occuparci del suo ripieno. Prendiamo la nocciolata, ce la spalmiamo per bene e per benino su tutta la superficie della nostra crostata, noi ci aiutiamo con un cucchiaino. Poi, come ho già detto, la spalmiamo per bene dappertutto, così sarà bella uniforme. Finita di stendere anche la nostra nocciolata, non ci rimane altro che mettere sopra i quadretti di pasta frolla che avevamo fatto prima. Ma guardate com'è venuta bene la nostra crostata! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi.
Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella!